Facciamo finta di voler iniziare a preparare un corso di learning, quindi voglio passarvi alcuni consigli su a cosa prestare attenzione e quindi come iniziare. Sicuramente avrete già del materiale dal quale partire, probabilmente quel materiale che veniva utilizzato fino a poco fa nella formazione in aula. Quindi un esempio di materiale possono essere delle presentazioni PowerPoint. Ecco, sicuramente vanno riviste e rimodulate con l'obiettivo di estrapolare delle parti più introduttive e trasformarle in video, perché come sappiamo è un'ottima modalità per trasferire dei contenuti. Poi rimane da andare a catturare gli approfondimenti e riguardarli con un pensiero che è quello di produrre dei contenuti più multimediali e interattivi. Vediamo quindi alcuni esempi di interazione da poter utilizzare come strumenti per strutturare dei contenuti. Uno di questi è il Documentation Tool, è uno strumento che con alcune guide e alcuni spunti di riflessione dà la possibilità al discente di strutturare quindi dei documenti in piattaforma. Questo strumento è molto comodo per permettere ai discenti di strutturare un piccolo progetto di ricerca, per esempio, una riflessione. Un altro esempio è la timeline. Chiaramente, spesso nella formazione o comunque nella spiegazione di alcuni concetti ci troveremo davanti al mostrare in modo interessante, una serie di date e di eventi. Ecco, questo strumento mi permette in modo grafico e comunque interattivo di strutturare la timeline degli eventi. Un ultimo esempio, questo si chiama drag and drop e permette al discente di collegare delle definizioni su un'immagine, quindi mostrare per esempio una foto di un prodotto piuttosto che di un ambiente, e quindi il discente potrà andare in modo interattivo chiaramente a collegare queste due parti. Riflettere quindi sul materiale già esistente e identificare delle parti di interazione sarebbe già sicuramente meglio che semplicemente inserire dei programmi di webinar oppure caricare dei PDF che poi gli studenti dovranno scaricare e consultare sul computer. Ecco, sarebbe già un passo avanti.